trovato la squadra disponibile, vogliosa di venire fuori da questa situazione. Come ho fatto? Ho cercato di toccare le corde giuste. Io, come sempre detto, questa squadra ha dei valori umani e dei valori tecnici importanti, bisognava solo tirarglieli fuori. E in 2 giorni abbiamo lavorato 1 ora e mezza, 1 ora e 40 ogni seduta. Quindi ho cercato di dare piccoli concetti, ma che dovevano lavorare a catena, e oggi hanno fatto questo, quindi sono molto felice perché ho trovato un gruppo molto disponibile e che penso che con un lavoro alla lunga si possa venire fuori prima possibile da queste sabbie mobili. Devo dargli delle certezze, quindi il sistema di gioco non è che si vince con 4-3-3 o 3-5-2 oppure via discorrendo, si vince con la passione, con la voglia di lavorare, con la voglia di mettersi in gioco. È chiaro che in questi momenti di difficoltà bisogna dare delle certezze, due o tre ai giocatori, quindi andrò avanti così per tutta la fine del campionato. Allora, con la mia impronta ho trovato che i tre attaccanti volevano sacrificarsi anche in fase difensiva per non prendere gol, e poi in più erano pronti a ripartire per fare male al Frosinone, perché il Frosinone ha avuto delle grandi difficoltà con noi. Dove andrò a lavorare? Sull'intensità ancora di più, sulla voglia di andare a prendere la palla un po' più in zona alta. E quindi, se io avrò la disponibilità di tutti questi giocatori, sono convinto che questo potrà avverarsi nel più tempo prima possibile, anche se non sarà facile. Ma Castagnetti è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Gli dovevo dare ancora qualche nozione, perché io lì ci ho giocato una vita. Non avevo le sue qualità di girare la palla, ma avevo qualità di intercetto. Giocatore, secondo me, importante, che ai tempi di gioco sta di fatto che il gol è stata una sua invenzione. Ha stoppato la palla, ha visto il portiere fuori da 50 metri, ha fatto gol. Quindi vuol dire che hai dei tempi di gioco importanti, devo fare sì che vadino alla squadra. Allora, siccome non ho Bailey, noi abbiamo cercato invece di farli giocare larghi, di farli giocare dentro. Poi loro cambiavano sugli esterni, ma noi eravamo pronti alla scivolata per poi cercare di recuperare palla e andare nell'uno contro uno contro i tre difensori. Beh, è chiaro che una vittoria di questo genere contro la seconda della classe, facendo una grandissima prestazione, io ero contento anche se i ragazzi non portavano a casa la vittoria, perché qui non era facile. Hanno giocato superiore al Frosinone. È chiaro che con queste vittorie si può lavorare ancora di più, si può mettere dentro ancora di più quella cattiveria. Dove possiamo arrivare non lo so, questo non lo so, però siamo ancora nelle sabbie mobili, quindi le antenne sono ben dritte, però io non mollo di un centimetro, perché da martedì dovrò preparare bene la partita per il Benevento. La dedico a tutta la città di Cremona, alla proprietà, a tutti quelli che stanno vivendo una situazione che da fuori, io che ci sono arrivato da 2 giorni, non pensavo che era così preoccupante. Cercheremo con i nostri risultati di far così che la settimana possa passare un po' più gioiosa e tranquilla con le famiglie.